Allora, eccoci qua, siamo nel camerino. Allora, mi ha dato una prima piega, poi devo associare la pettinatura. Adesso dice Stefano e qua c'è Davide, guardatelo. Questo è il mio camerino, ve lo faccio vedere bene, faccio il mini room tour camerino. Allora, qua abbiamo Davide, questo è il mio camerino, qua ci sono le cose, c'è anche Stefano, le mie cose di Hello Kitty, profumi vari per occasioni eventuali. Questo è il mio outfit, ovviamente non è così, dopo me lo vedrete sistemato. Cose di outfit sparso, le mie scarpe con cui le sono venuta. Ora ho queste, che comunque me le vedete in trasmissione. Uno Queste qua. specchio anche teso, uno specchio. Specchio, Delle mie delle brani. ovviamente. Specchio, questo più o meno potete capire com'è, ma comunque mi vedete in trasmissione, c'è questa parte qua che è tutta molto bella, argentata. Adesso lo tengo così perché devo fare plin plin. Qua c'è un divanetto e qua la visuale fuori, Ovviamente insomma. piove, perché quando veniamo qua piove sempre. Sono le 4:28, come potete vedere, e nulla, adesso mi metto i braccialetti e le ultime cose e poi scendo giù. Aspettate, scendo giù a farmi sistemare i capelli. Insomma, scendo a farmi sistemare i capelli. Ecco, adesso scelgo quale profumo mettere. Questa la tengo E io. niente. Stella della Questo. T2 è prontissima, Grazie, guarda. Franci. Grazie. Guardate, veramente, guardate com'è illuminata. Tagliate un pezzo, tagliate un Qua troviamo il nostro costalino. Dimmi, amore, facciamolo. Mi fai togliere la truccatrice così prendiamo il. Scusi, truccatore. Oh, sì, ci Ci viene prego, la luce prego, vedo qui, la lamella. luce. Scendono come. Qua ragazzi, siamo appena usciti. Mazzo, No. quante ne sono Veramente, no, successe! super carinissima Barbara, Sì, mi vero! adora e mi vuole Adorissimo! assolutamente in studio e seguirà il matrimonio. No, Io vestito come la regina Elisabetta. Color pastello. Allora, per i fatti di cronaca non c'è stato tantissimo tempo e spazio per parlare e comunque vi dico che già tornerò la prossima volta, poi vi dirò quando, è già confermato tutto, tornerò e no, comunque devo dirvi che Costantino è simpaticissimo, Sì, vero. è alla mano, vero amore? Sì, Alla mano sì. sì. Addirittura quando mi ha fatto una foto di Costantino, ha fatto un pezzo epico e Davide fa, no, basta adesso però, com'è che faceva? Diceva, Mo basta, no, perché diceva la spa, è stato molto, No, faceva, perché ha insomma, fatto delle faceva battute battute ironiche, insomma, simpatiche, ovviamente. Comunque ironiche. simpaticissimo, io adoro il mio truccatore, ormai il mio truccatore, Francesco, tesoro, Che bravo che è adoro. stato. Ciao Francesco, se Ci siamo vedi, scambiati il numero di baci. telefono, adorissimo. Guarda, già TVB teso. Non so come c'è quella, proprio Sì, quell'intesa, è quella cosa, sì. bravissimo Hanno Francesco. scambiato Stefano per il mio fidanzato, ma cioè, Ma ci ragazzi, rendiamo ma avete conto? sentito in diretta che pensavano che io mi dovevo. Cioè, che quella con cui si doveva sposare Chiara ero io. Cioè, Barbara pensava che ero io lo sposo. Infatti io subito in diretta e faccio, no, sono l'amico, è lui. E lei fa, no, 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 ma lui è l'amico. Poi vabbè, ho dovuto fare col cuore, per forza. Là però veramente mi era venuto il panico in un momento. Era il suo sogno Il cuore ha e mi ha toccato detto, l'apice. era il suo sogno, ti giuro, è vero teso? Mi Sì, ma a fa, parte che fammelo fare, io ho fatto sto pomeriggio ci fare. siamo proprio divertiti, siamo stati dietro le quinte con Sì. Costantino, poi c'erano tanti altri VIP, cioè siamo stati tutti Comunque anche devo dire, gentili. Mercedes, la figlia di Eva Enger, è molto simpatica, Sono stati chiacchieravamo, tutti poi lì gentili. abbiamo spettegolato, sì, Sì. ma no, Ci molto mancava gentili. Paola, la mia amica, cavolo, ci Alla prossima mancava volta Paola ci dobbiamo tornare. Hai sentito Caruso. Barbara cosa ha detto? Che Sì. mi vuole lì, gli piaccio. Quindi grazie Barbarella. E poi ci siamo anche salutati, ci siamo dati il bacino. Non abbiamo fatto in tempo a fare la foto perché era già in accappatoio. Però Però è la prossima stata volta la gentilissima perché facciamo. ci ha proprio dato dei saluti dal Sì. camerino un attimino veloce, è Con stata, ci ha cuore. dato Ci ha ciao fatto ancora gli ciao. auguri, vero amore? Ci ha fatto gli Sì, no, è auguri. stata veramente brava Barbara. Sì, sono Sì. contenta, sono veramente contenta e una bellissima esperienza. Sì, è vero. Ovviamente poi man mano prenderò sempre più confidenza, no?
ovviamente ci saranno le critiche che diranno balenottera, qui e là non me ne frega niente. Io sono andata apposta col bikini, potevo mettermi il pezzo intero, ma non l'ho fatto perché non mi interessa, non mi devo vergognare, non ho fatto nulla di male, io tranquillamente posso dimagrire. Ma tanga la brasiliana. Comunque no, veramente è stata una cosa molto bella. No, è stato un bel pomeriggio, mi sono divertito. Sì, sì. Poi ci siamo fatti anche le risate nel camerino privato tra di noi. Sì, sì, nel camerino, molto bello. Io mi sono fatta apposare almeno 5 bottigliette d'acqua nell'attesa. Io un caffè. Sì. E nulla, insomma, sono molto contenta. Devo dire che però il mio parrucchiere di fiducia è il migliore, eh? Non posso dire niente, sì, è stato carino questo parrucchiere di pomeriggio 5, però il mio parrucchiere è differente, è vero? Oddio, ma che sì. T'aveva fatto tutta un'altra quello storia. Così, vero? Quello, sì. A me piaceva un casino, qualcosa così bello. Infatti penso che la prossima volta vado proprio dal mio parrucchiere e nulla. Il trucco però ci fa da Francesco. E niente. Ah, poi all'uscita. No, vuoi raccontare tu che cosa hanno fatto all'uscita? Non me l'aspettavo. Io sapevo già qualcosa mi immaginavo. Infatti all'uscita, quando la guardia ha alzato le sbarre, hanno visto dentro la macchina, ha detto Chiara, e io giustamente mi sono fermato perché già sapevo che volevano le foto. Allora mi sono fermato e hanno fatto le fotografie. C'erano un po', sì. Una decina tutti. È stato bello, Che poi non tutti hanno fatto la foto perché comunque... No, abbiamo fatto una foto di gruppo e poi una foto individuale con una ragazza. E no, sono molto contenta. Ovviamente non è che io mi monto la testa, anche perché comunque... Cioè, sono sempre la solita, voglio dire. Sicuramente, ovviamente farò ancora altre trasmissioni, sempre con Barbara, ma di certo non cambierò, starò sempre su YouTube. Top. E appunto dicevo, chi deve criticarmi e fare il deridermi per la mia fisicità, non me ne frega niente, proprio non mi tocca la cosa, perché comunque io sto dimagrendo, posso dimagrire, quindi mi miglioro. Mentre chi fa queste cose non c'è rimedio per voi, quindi mi dispiace per voi. E niente, adesso come vedete mi sono cambiata appunto la canotta, ho messo i leggings alla veloce e adesso si va direzione casa. Prima accompagniamo Stefano a casa e poi andiamo noi a casa. Sì. Abbiamo tutti una fame allucinante, perché abbiamo mangiato niente. Sì, ma io ero già nello studio che pensavo a cosa dovevo mangiare. Tu hai fame, amore? Mamma mia. Sì, amore, però tu sei stato super impacciato quando ho dato l'annuncio. Perché sono stato preso dall'emozione. E poi, non avendo avuto il microfono, non potevo dire perché... Sì, ma sicuramente la prossima volta vedrai che darà spazio anche a te. Sicuro? Sono sicurissima che... L'importante è che ha dato spazio a te. Sono sicurissima che Barbarella la prossima volta... Sì, ma perché è stato fatto tutta la fine. Sì, ma poi non se l'aspettava, ha detto shock. No, vabbè, adoro. Che come avevo detto prima pensava che ero io lo sposo. vabbè perché, dai. Ma tutto perché quando siamo andati con Follettina, purtroppo non c'era posto, hanno messo Stefano vicino a Chiara, allora esatto. Lei ha immaginato che fosse stato lui. No, ma io gli ho detto, è un mio amico, si chiama Stefano, perché mi fa, come si chiama? Io Stefano. E quindi, vabbè, magari si è scordata, diciamo, dai. E nulla, adoro, voi adorate, io sono veramente contenta, dai. Chuck, azione! Eh sì, è il finale, devo chiudere il video. Allora, praticamente, siamo al giorno dopo e sono contenta, una bellissima esperienza, mi sono trovata molto bene, tutti molto simpatici, con il truccatore proprio... Siamo diventati amici, proprio ci siamo scambiati i numeri, appunto l'ho già detto, e adoro veramente Francesco di Pavia e comunque no, veramente c'è stato subito un feeling pazzesco, ma anche con Costantino perché, mi è volato l'elastico, è molto simpatico, veramente non è uno menoso, no, assolutamente proprio... bravo, alla mano, simpatico, veramente sta allo scherzo e ci siamo tutti divertiti, sinceramente. Barbarella è top, veramente, la giornalista Sonia, ma anche dalla produzione, Cristina, tutti proprio, tutti fantastici,
un mega bacione, che so che mi guardate. E niente, ragazzi, state sintonizzati perché vedrete il dietro le quinte della spa. Quindi quello che non avete visto nel servizio, vedrete la versione integrale. Quindi state sintonizzati perché c'è da ridere veramente tantissimo, cioè è troppo epica la cosa veramente. E niente, quindi rimanete sintonizzati che farò la prima parte sul mio canale, la seconda parte sul canale di coppia. Mi raccomando, se non siete iscritti andatevi a iscrivere sul canale di coppia Davide Chiara Channel, mi raccomando andate. E rimanete anche sintonizzati su Instagram, che è ad Alessandro78, ve lo scrivo qua sotto, e Davide Chiara Channel. E anche Davide Chiara 81 di Instagram di coppia. E niente, un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, agli iscritti di sempre. Mi raccomando, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto pazienza, se non siete iscritti iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. E noi ci vediamo al prossimo video. E niente, un bacione, ciao.